Ciao, in realtà sono un po' in ritardo per questo genere di video, però dai, ammettiamolo, non è mai tardo, non è mai tardi per fare video di cancelleria. Io sono abbastanza appassionata di cancelleria, però so che la mia passione non è così tanto forte come quella di qualcun altro, come si legge sul web, quindi non mi prendo il diritto di dire che sono una fan sfegatata di tutti gli articoli da cancelleria. Anche perché io comunque compro sì tante cose di cancelleria, ma compro cose funzionali. Non mi piace accumulare in genere, non mi piace accumulare cose anche in quest'ambito. Non mi piace avere tante tante cose, mi piace avere cose magari di qualità, cose che funzionino bene e insomma che utilizzo, perché se no, secondo me è uno spreco. Quindi oggi vi faccio vedere le cose che ho comprato, insomma, sia per cose artistiche che mi servono, ma anche per insomma, studiare, prendere appunti e tutte queste cose bellissime, visto che ci siamo, si ricomincia a pieno tiro. E in particolar modo vi faccio vedere anche le cose che mi sono arrivate da. Tra l'altro, una mi ha sgridato, una di voi, l'altro giorno nei commenti, perché ha detto che se non dico in particolar modo non è un mio video. Io penso di dire molto di più quindi, la parola quindi la dico sempre, però va bene, lasciamo stare. Allora, mi aveva contattato Banggood, che è un sito con cui ho collaborato già altre volte, e mi aveva chiesto se appunto volevo provare qualcosina dal loro sito. Io collaboro volentieri con Banggood perché quando vedo che c'è qualcosa di utile sul loro sito, ne approfitto visto che mi sono trovata sempre bene e insomma accetto volentieri la collaborazione quando effettivamente mi serve qualcosa anche in questo caso. Quindi questa volta ho deciso di fare uno a tema molto cartoleria e parto col farvi vedere però dei quaderni che mi sono andata a comprare. Sto facendo cadere il mondo. Dicevo, prima di farvi vedere le cose di Banggood, vi faccio vedere questi quaderni che io ho preso da Natura, sì, ebbene sì, dei quaderni biologici, semplicemente sono dei quaderni fatti con carta riciclata, ma io mi sono letteralmente innamorata delle copertine, il che è strano perché io amo le cose molto semplici e lineari, ho sempre usato quaderni praticamente monocolore, in cartone e tutte queste cose, però questa volta niente, mi sono lasciata ispirare da queste copertine che sono troppo belle. E ci sta questa qui che è un quaderno a fogli bianchi, che non so come userò perché i fogli bianchi sono scomodissimi, ma ragazzi, cioè era troppo bello, non potevo non prenderlo. Costavano tutti 99 centesimi se non sbaglio. Questo qui con questa ranocchietta e i fiori di loto, bellissimo. E questo è a righe con i margini a lato. Poi ho preso questo qui che la stagionalità, diciamo, della verdura. C'era anche quello della frutta, però era. Cioè, già questo qui è a quadrettoni grandi, che io i quadrettoni grandi forse li ho lasciati in terza elementare, però veramente ho detto io in qualche modo lo utilizzerò, magari sarà comodo per gli schemi o per prendere appunti. Insomma, i quadrettoni grandi non servono a niente ormai, però io non potevo lasciarlo lì e quindi l'ho preso e lo sfrutterò in qualunque modo possibile. E questo qui che mi piace tantissimo è l'ultimo che ho preso, ha una carota, i vermicelli, l'ombrico, la lumachina. Ragazze, potrei piangere veramente. Ed è a quadretti piccolini. Io in realtà amo i puntinati ormai, però per prendere appunti e cose di questo tipo i puntinati non si trovano, quindi dovrò riabituarmi a usare i quadretti, le righe e queste cose. Però questi mi piacciono perché non hanno dei quadretti troppo marcati, né le righe non sono troppo marcate e quindi non dà fastidio agli occhi. Veramente, se vi piacciono queste copertine andate da Natura, sì, io amo, amo, amo questi quaderni. E adesso passiamo alle cose di Banggood. Allora, prima di tutto ho preso questo set di penne, sono delle penne a gel con la punta 0.38. Io, come sapete, ero fan delle penne con la punta grande e mi piace un sacco, cioè mi piaceva un sacco la penna con 1.6 e me ne avevate consigliate tantissime e per tantissimo tempo ho utilizzato le penne con la punta molto spessa. Ultimamente però, ragazze, i chi che sia, sto appunto utilizzando le penne con la punta più sottile. Sembrerà sempre una grandissima cazzata, però adesso mi sto appassionando alle punte sottili, soprattutto per il bullet journal e queste cose, l'agenda. Ho cambiato, adesso dovrò vedere come mi troverò utilizzando le punte sottili anche per studiare.
Però queste qui sono fantastiche. Questo set mi piace tantissimo. Ogni tanto qualche penna fa qualche scherzo, cioè che scrive un po' a tratti, però io le sto usando tantissimo, praticamente per l'agenda e per il bullet journal ormai sto usando soltanto queste qui. Ci sono tantissimi colori e il tratto è fantastico, fantastico. Ovviamente costano pochissimo tutte queste cose. Sempre appunto perché sono fan adesso della punta 038, ho preso questa qui che è nera e ha tipo la scritta Happy Candy e tipo di le caramelline sul tappo. Questa è sempre praticamente molto simile a questa, però scrive un po' peggio. Io di tutte queste cose vi lascio il link nell'info box se appunto volete acquistarli, vi lascio i link diretti, li trovate lì. Però questa qua insomma scrive, anche se la punta è la stessa e l'inchiostro è più o meno lo stesso, scrive un po' peggio rispetto alla nera di questo kit, quindi valutate voi. Questo qui è una delle cose che più aspettavo con ansia ed è un kit di pennarelli per inchiostrare, sia per inchiostrare insomma i disegni, ma anche per insomma fare le varie pagine del bullet journal, insomma si possono utilizzare in tantissimi modi. Vanno dalla 0,05 mm alla 0,8 mm, quindi sono 1, 2, 3, 4, sono 8 pennarelli e veramente... praticamente così sarò a posto a vita. Diciamo che il packaging è molto esterno, è molto simile a dei pennarelli che io ho comprato in passato in negozi di arte. Ovviamente costano molto di più e sono della marca Micron, quindi la differenza che ho trovato tra questi pennelli e quelli della Micron è che quelli della Micron ovviamente costano tanto di più, ma sicuramente hanno una qualità superiore, infatti sbavano molto meno, anche con l'acqua sbavano molto meno. Questi invece e sto un po' mettendo alla prova. Il nero è leggermente meno nero di quelli della Micron, però insomma per quello che costano da utilizzare tutti i giorni, magari per completare pagine e pagine, per scrivere pagine e pagine, secondo me sono più che validi. Se ovviamente volete fare disegni di qualità invece vi consiglio quelli che costano di più. Questi qui ricordatevi che hanno un prezzo davvero basso per essere un kit da 8 pennarelli. Ho preso poi questo kit, questo set di 3 penne per calligrafia. Io ho utilizzato praticamente fino ad ora sempre le Tombow Fudenosuke per la calligrafia, però queste qui mi stanno piacendo, il tratto è davvero molto carino. Tipo oggi ho fatto questa scritta con la punta media, perché ha una punta sottile, una punta grossa e una punta media. Costano anche queste pochissimo e se volete iniziare il mondo della calligrafia e cimentarvi un po' e non volete prendere le Tombow per X motivi, magari se state facendo un ordine da Banggood, infilateci dentro queste perché sono davvero valide. E anche il nero mi piace davvero tanto. Ovviamente ci vuole un po' di pratica per utilizzare queste penne, io ancora pure faccio un po' schifino, però questa è ad esempio la scritta che mi è uscita oggi. Ovviamente mi sono lasciata ispirare da Pinterest perché io, ripeto, non sono ancora brava con tutto questo mondo. Ultima cosa che ho preso, in realtà avevo anche altre 4 penne che avevo ordinato, però il pacco mi è sparito nel nulla. E io di questo sono molto triste perché quelle penne mi piacevano tantissimo, penso che le ordinerò in futuro. Comunque va bene, questa è l'ultima cosa che mi è arrivato ed è un kit di brush pen watercolor, cioè sono dei pennarelli ad acqua sempre stile Tombow per la calligrafia, però hanno la punta a pennello e insomma io ancora li ho messi qua dentro nascosti da questo alberello. Voi non avete idea di quando è venuta Anna Chiara qui a casa mia, non sapete quanto mi ha preso in giro, perché non solo in casa non avevo piante vere, però sono giustificata dal fatto che io non abitavo quasi mai in questa casa, quindi non solo non avevo piante vere, per giunta l'unica che avevo era finta ancora col cartellino. Lei è, non lo so, madre natura, madre terra fatta in persona, che fa così e nasce l'alberello. Io invece ci avevo la piantina finta. Ma grazie Anna Chiara per farmi sentire tristemente inferiore. No, scherzo, ovviamente ti voglio tantissimo bene. Comunque, qui dentro ho messo tutti i pennarelli, anche questi costano davvero poco e sono 20 pennarelli ad acqua. Se volete sperimentare con la calligrafia e volete qualcosa di non troppo impegnativo, non troppo costoso, provateli, perché
sono carini, sono tanti colori, sono versatili e anche in questi bisogna prenderci un po' la mano, anche perché il pennellino è proprio fatto in pennelli a pennellino, non è in punta rigida, però sono molto molto carini, appunto. Ve li consiglio. E niente, questo è tutto quello che io ho preso dal sito Banggood, a tema cartoleria. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se ci sono novità in ambito cartoleria che devo assolutamente comprare per l'inizio dell'anno, anche perché qualcuno avrà già iniziato scuola e bene, sono un po' in ritardo, ripeto. Niente, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo se vi siete iscritti al canale, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!